Conti che scappa, vieni qua, fly cap! Vieni qua! Devi raccontarci cosa è successo. Siete andati bene, Oxford? E poi ancora avete fatto bene anche qui, dov'è che eravate? De Eccoli qua. Jelinowski. Esatto, De Conto tra l'altro è Fly. Chi è no. Che Fly? Dimmi che è Fly. Esatto. Ah, io sono Energy. Oxford. Fly. Esatto. Oxford, caspita, è andato fortissimo, complimenti. Nella manche A contro C, perché dopo ci sono state ancora due manche, quindi A contro C e poi vediamo B contro D. Alberto, guarda dove ha le mani! Guarda dove ha le mani, vabbè, lasciamo stare. Cosa è successo nella manche A contro C? Ha vinto ancora Jonathan Tonon. Questa è la gnaccherina di cui parlavamo prima. E allora, vediamo che... Ecco, tutto bene, vediamo. Potrebbe fare le ragazze. No, noi la tende, guardiamo le tende. Sì, è bella, la bianca, è bella. Alessandro Manetti, dopo vi raccontiamo cosa è successo. Comunque dicevamo, Jonathan Tonon parte male perché è partito decisamente male, ci spiace dirlo, però è successo così e se ne sono approfittati diversi piloti, sono passati diversi piloti davanti, tra i quali anche, se non ricordo male, un certo Mitch, è possibile, era in questa. Sì, Mitch era davanti. Dopodiché, vabbè, ancora evoluzioni di gara, hanno portato Mitch a uscire di pista e poi rientrare, quindi nuovi problemi per il pilota francese che però sta andando fortissimo. Jonathan Tonon torna in testa, vince la manche con un tempo di 4,89, quindi fortissimo. Secondo Jack Oxford, come abbiamo detto, e poi Pex e Marco Ardigò che ancora una volta ha dimostrato di essere fortissimo, di avere un missile come carte, di essere davvero bravo nella categoria con il cambio, è riuscito a piazzarsi in quarta posizione con una rimonta incredibile, un sorpasso all'ultimo giro sul suo compagno, diciamo cugino di casacca della Cosmic, Armand Convert. Il pilota italiano, campione del mondo della KF1, ha girato in 4,4, quindi 1 minuto 4,4, ha dato ben 4 decimi al vincitore della gara Jonathan Tonon. Questo vi può far capire quanto stia andando forte il portacolore della Tony Kart. Passiamo all'altra delle manche appena concluse, che vede la vittoria di Bas Lammers, il pilota belga, ormai esperto. Olandese. Perché c'è scritto belga qua? Ah, io olandese? Vabbè, c'è un errore qui No, sbaglio io magari. Magari ti sbagli tu. Se ti sbagli olandese. Tu ti tiro tante di quelle secche che ti. Dopo andiamo a chiederglielo. Ti faccio diventare viola. Torna Tonti, che non dice niente, perché non perché non abbia voglia, ma perché è scaramantico. Sì, ancora si mette la mano in tasca. E dicevamo quindi, Bas Lammers in 3PTM vince davanti a Simo Puac, PCR TM e a Manuel Renaudi che non si è comportato benissimo, Manuel. Hai tirato una bella secca il nostro Alessandro Manetti, che tra poco andremo a intervistare. Alessandro Manetti, che all'esordio con il suo kart si sta comportando divinamente, ci continua a far sognare, parte quando gli altri ancora sono lì a guardare il semaforo, lui è già in testa, bravissimo come sempre, però alla fine purtroppo un piccolo guasto, un piccolo problema appunto a causa una spinta da dietro da parte di Renaudi, lo ha relegato più indietro, esattamente in nona posizione. Quindi si concludono le manche per quanto riguarda la giornata di oggi in KZ2, l'appuntamento è a domani e sono già le interviste. No. Io non ho parole. Sono inopportuno. Sei inopportuno, giudicate voi. Vado via.